E l'Inter che si rende pericolosa con questo bel colpo di testa di Fontolan, torna un attimo indietro Franceschi, rivediamo questa prima azione. La partita si disputa al Tardini e vedete che, come vi dicevo, la prima occasione per l'Inter viene pure avanti, il cross di Roberto Carlos, il bel colpo di testa di Fontolan che fa da seconda punta assieme a Ganz e molto bravo Bucci a parare in due tempi. Ancora pericolosa l'Inter su calcio d'angolo ed è Ganz che non colpisce bene di testa. E comunque il Parma anche nel corso del primo tempo a fare la partita con buona intensità, non riesce però a pungere a sufficienza. Qui la conclusione da fuori e da parte di Crippa con deviazione di Pagliuca. Ci prova da lontano anche Stoichkov con questo velenoso tiro che sfugge alla presa di Pagliuca. È sempre il Parma che gioca in avanti nel corso del primo tempo, intorno alla mezz'ora i giocatori del Parma reclamano anche per questa spinta su Dino Baggio, rivediamo che in effetti è sospetta la trattenuta di Sena. Ma passa in vantaggio al 41esimo l'Inter, ancora Roberto Carlos che va all'impostazione, poi c'è un lungo lancio in profondità per Ganz sul quale c'è fallo di Benarrivo, non interviene Stafoggia e lo stesso Benarrivo regala a Roberto Carlos, sempre lui, il pallone dell'1-0 per l'Inter. Vedete l'esultanza di Carlos, qui rivediamo il fallo di Benarrivo, ma è lo stesso Benarrivo che poi finisce per dare il pallone a Roberto Carlos che con il destro mette dentro. 1-0 in apertura di ripresa. Scala, schiera il tridente, manda in campo subito Melli e il Parma parte con grande animosità. Destro da fuori di Zola che sbuca tra una selva di gambe ed è l'1-1 al terzo minuto. Passano appena 2 minuti e mezzo e il Parma passa addirittura in vantaggio. Grande intuizione di Stoichkov che taglia il campo con questo sinistro. Sfiora Zola, non è attento in marcatura, Seno su Dino Baggio e Dino Baggio mette dentro il pallone del 2-1. E vedete l'esultanza di Dino Baggio, qui ancora il gran lancio di Stoichkov sfiorato da Zola, il controllo di Dino Baggio che anche nel corso del primo tempo per la verità ha affiancato in avanti le altre due punte del Parma. Partita intanto che si incattivisce, c'è molta animosità in campo ma alla fine tutto tranquillo. E qui c'è una opportunità ancora per l'Inter ed è Roberto Carlos in sospetta posizione di fuorigioco che con il sinistro tira fuori. Ci sono intanto avvicendamenti, qui c'è una grandissima punizione da fuori da parte di Roberto Carlos che scuote il palo. La partita si mantiene su ritmi elevatissimi, è pericoloso anche il Parma, grande azione con Benarrivo che penetra da sinistra da in mezzo per Melli, la cui conclusione finisce sul palo. Al termine il risultato è di 2-1 fra due formazioni che hanno dimostrato di stare già raggiungendo un'ottima condizione fisico.